get your hands up. It's Jen Markey, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. It's Jen Markey, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. Come on, get your hands up. It's Jen Markey, get your hands up. Come on, y'all, get your hands up. Everybody, get your hands up. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. No, tu devi guardare quelli alla tua sinistra, sono morti, perché mi sono girata verso di loro con le gambe e sono morti. Sono Stefania Colletti, ho 21 anni, no, ho 21 anni, vengo da Palermo, niente, sono diplomata in ragioneria, però adesso cerco lavoro comunque. Quanto tempo impieghi per farti le unghie? No, mi direi... Proprio oggi non ho fatto niente. Mi piace ballare. Certo, è normale. Allora mi fai uno stacchetto? Eh? Mi fai uno stacchetto? Ma non sarai da solo. Va bene, ok. La tua posizione preferita? House. La tua posizione preferita? Ah, scusa. La mia posizione? Ah. Va bene. È un animale? No. Comunque è normale. Non è un animale allora. No. Via gli animali. Mi dici i nomi dei sette nani? Allora. Allora, Pisolo, Brontolo, Mammolo. Non mi ricordo. Senti, perché vuoi partecipare a Volto Fil Rouge? Perché mi piacerebbe comunque apparire, cioè mi piacerebbe fare parte del mondo dello spettacolo. Mandi un bacio al nostro cameraman. Ok. Prova. Buonasera, mi chiamo Sofia, ho 16 anni, frequento l'ITC di Bagheria. Il mio progetto del futuro è quello di entrare in politica, infatti vorrei andare all'università in scienze politiche, appunto, e cambiare un po' questa Italia, che non è che mi piaccia tanto. Senti, mi dovresti dire chi è Dante? Dante è un poeta italiano, della letteratura italiana, che ha scritto noto per i promessi, no, per la Divina Commedia, scusate. Chi è Che Guevara? Cosa? Che Guevara chi è? Non ho la più pallida idea. Senti, hai mai letto o consultato il Kama Sutra? Cosa? Hai mai fatto uso di droghe? Hai mai fatto? Uso di droghe? No, mai. Canna? No, assolutamente. E perché vuoi partecipare al Volto Fil Rouge? Perché appunto ho detto mi piace molto, mi piace molto questo mondo e vorrei appunto entrare e provare e questa nuova esperienza. Un saluto alla camera, monomandi. Ok, saluto a tutti, baci. Buonasera, io sono Francesco Cusimano, vengo da Palermo, ho 18 anni. Frequento un istituto professionale per l'agricoltura, quindi sono uno studente. E diciamo che le mie passioni sono svariate. Un tuo difetto? Il mio difetto è la testardaggine, sono molto testardo. Il tuo pregio? Il mio pregio è che a volte so ascoltare la gente che mi sa dare buoni consigli. La parte viene del mio corpo, quindi devo essere modesto. Il braccio, le braccia, i bicipiti. L'ultima volta che hai fatto sesso? Per Capodanno. Beh, quindi tutto l'anno sei a posto. Infatti, per questo, per chiudermi il ferro. Sei fedele? Sì, quando sono innamorato, sì. Quando sei innamorato, altrimenti? Altrimenti sì. A che età la prima volta? A 13 anni. A 13? Precoce, sì. Hai mai visto un film porno? Ovvio, sì, certo. Hai mai pensato di fare un'orgia? Sì, certo. Viva cosa la Sicilia. Cosa faresti a Viviana? Chi è Viviana? Ah, lei. Ma lei... Esatto. Lo faresti uno spogliarello per Viviana? Io per lei? Lei per me sì. No, lei per me. Per me. Ah, io per te? Applausi. Chi è Dante?
Cosa? Chi è Dante? Dante è un poeta famosissimo nel 1200. Chi è Che Guevara? Che Guevara è un liberatore di Cuba. I nomi dei sette nani? Non me li ricordo, è Mignolo, Dotto. Mi aiuti? Grazie. Bacio alla telecamera. Ciao, sono Ariana, ho 15 anni, studio, vado in ragioneria. Sei fidanzata? Sì. Sì. Da quanto? Da un mese e mezzo. Un mese e mezzo? È qui il tuo ragazzo? No. Ah, bene, Posizione preferita? La più bella. Hai mai tradito lui? No. Ok. Pensi di tradirlo? Non lo so. Tuo tallone da kill? Da caviglio. La cosa più trasgressiva che hai fatto con un uomo? Farlo in mezzo alla strada. Lo faresti con me? Forse. Mandi un bacio alla telecamera. Ciao. Ciao, sono Martina Mordano, frequento l'Istituto Regina Margherita. Per il futuro vorrei fare l'estetista, ho 16 anni e vivo a Palermo. In amore sei fedele? Sì. Sempre? Sì. Quando non sei innamorata? No. Per il zoma o tanto? Per il zoma. Tanta no? No. Da fastidio? Caso, sì. Cazzo, meglio per il zoma. Certo. Senti, sei mai stata con una persona dello stesso sesso? No. Pensi che tu lo possa accadere? No. Zero? Zero. Sono uomini allora? Sì. Rigorosamente? Sì. Quanti fidanzati hai avuto finora? Due, tre. E avventura? Tanta. Tante? Tante, tanto. Quanto le dita di una mano di più? Quanto le dita di una mano? Tipo la mia, quella di lui. Le parti intime? Sì. Come? Piaceretta? Tale, striscia, voi avete tanti... Striscia. Tanti. Sì, sì. Cosa pensi del sesso orale e anale? È un'esperienza... Da provare. È che comunque... Hai già provato o... Devo rispondere, non interessa a nessuno. Due scheletri nell'armadio? Hai scheletri nell'armadio? No, no. Niente. Solo vestiti? No. Solo vestiti. Solo niente scheletri? No, niente scheletri. Ok. Sai dimmi chi è Giuseppe Carducci? No. Che scuola prepariti? Istituto Regia Margherita. E non sai chi è Giuseppe Carducci? Non me lo ricordo. Allora dimmi chi è il presidente degli Stati Uniti? Obama. Presidente della Repubblica Italiana? Napolitano. Del Consiglio? Berlusconi. Presidente della Camera? La Camera? Non lo conosco. Ciao! Ciao a tutti, mi chiamo Antonio, ho 20 anni e sono studente universitario. Perché hai fatto questo casting? Perché mi hanno obbligato a farlo alcuni amici. Perché dovrebbero scegliere proprio te? Perché mi ritengo un ragazzo intelligente, ma anche un bel ragazzo. L'ultima volta che hai fatto l'amore? L'ultima cosa? Fai una dichiarazione alla nostra amica. Sei troppo bella, eccetera, eccetera. Me la racconti una barzelletta. Un uomo entra in un caffè, flash. Ok, saluta la camera. Mi chiamo Antonio, ho 19 anni, vado a ragioneria. L'ultima volta che hai fatto l'amore? Altro ieri. Con la tua ragazza? No. Come? Non posso... Con un'amica. Con un'amica? Ah, ora si fa l'amore anche con le amiche? Quando si può, sì. La tua posizione preferita? Tutte. Qual è meglio la telecamera? Hai un sogno del cassetto? Sì, vorrei diventare un modello. Modello? Secondo te perché dovresti essere tu il tuo figlio?
perché secondo me ho qualcosa in più degli altri. Determinazione, sono determinato. Che cosa mi faresti? Un manicomio. Ok, grazie, saluta la camera.